Buonasera, questo è un limone. Oggi pomeriggio questo limone ha smesso di essere un frutto, come sempre, per ritornare a quello che era negli anni 70, un anestetico contro il lacrimogeno. Se un fotografo non mi avesse dato questo pezzo di limone a Via Labicana oggi pomeriggio, non avrei potuto vedere con i miei occhi ed esserne certo una scena che resterà, una scena sconvolgente. La polizia che arriva a difendere il servizio d'ordine dei Cobas. E da chi la difendeva? La polizia, quella masnada, quella truppa umana, quelle persone indifese, le difendeva da uno squadrone di Black Bloc, 500, 1000 persone armate di tutto punto, con i passamontagna sul viso che stavano distruggendo una banca, e quando è arrivato lo spezzone del corteo, uno ne aveva dietro e l'altro scendeva giù da via Merulana, ha iniziato a picchiare, a gridare, a tirare sassi e insulti. Allora, quello che è successo oggi è in qualche modo un simbolo. I Black Bloc
sono come un parassita che si infila dentro un organismo malato che è l'Italia della crisi. I black bloc non sono giovani disoccupati che non hanno colpe e poverini si arrabbiano, come dice qualcuno. I black bloc sono un virus che c'è sempre e comunque e quando vede lo spazio per entrare in azione lo fa. Allora la lezione di questa sera è una lezione per il centrodestra, se vogliamo, non sottovalutare il clima che c'è in questo paese, non sottovalutare la crisi, ma è soprattutto una lezione per la sinistra, non sottovalutare mai la violenza. Li abbiamo visti in questi giorni molti piccoli, nuovi, giovani leader che dicevano la violenza è quella della società, la violenza è quella dello Stato. No, la violenza esiste anche in piazza ed è quella di coloro che, devastando tutto, cancellano prima di tutto le ragioni di chi vuole manifestare. Buonasera da Luca Telese. Ci sono dei motivi per i quali una trasmissione come questa può essere fatta da due persone, Telese e me, che la pensano praticamente su tutto in maniera diversa e che su qualcosa noi la pensiamo esattamente nella stessa maniera, e cioè che per quello che abbiamo visto oggi e che avete visto in questa splendida copertina che hanno girato i nostri operatori e i nostri giornalisti, beh, non ci sono parole per dire nulla più di quello che le immagini ci hanno fatto capire. Non c'è una terra di mezzo, non c'è una scusa, non c'è una società colpevole, non c'è nulla che possa giustificare quello che è avvenuto. E quando la piazza, anche quella senza i caschi, senza i martelli, senza i manganelli, urla ai poliziotti, servi, bene, siamo servi anche noi, come loro, come i poliziotti. Se vuol dire essere servi, stare dalla parte di coloro, qualcuno certamente c'era, più di qualcuno certamente c'era, che voleva manifestare pacificamente. Bene, una morale però dobbiamo anche cogliere da tutto questo, visto che vale la pena tirarla fuori, e cioè che quando la politica e quando l'opposizione e quando il governo iniziano a delegittimarsi e a pensare che l'uno abbia usurpato il posto all'altro o che qualcuno governi senza il diritto di farlo, ebbene qualche giustificazione qualche pazzo la può trovare. Secondo me è ovviamente fuori di senno, ma purtroppo questo avviene. Buonasera da Nicola Porro. Allora, eccoci in onda. Come sempre questo programma cerca di restituirvi sull'impatto della cronaca tutte le opinioni, tutte le immagini e anche tutti i fatti importanti. Ricostruiremo il film di questa giornata, vedremo fotogramma per fotogramma i passaggi salienti, ma soprattutto dibatteremo in questo studio. Allora, presenti i nostri ospiti di questa sera: Oliviero Di Liberto, ex portavoce della Federazione della Sinistra, buonasera, che dice Rifondazione PDC, nonché segretario del PDC che adesso va a congresso. Abbiamo in collegamento da Milano, non so se già si può vedere, Maurizio Lupi, e poi il sindaco di Verona Flavio Tosi. Ecco Maurizio Lupi, eccoli qua, ecco Maurizio sono Lupi. Stati inquadrati, eccoli entrambi. E poi in studio di nuovo Simone Baldelli, segretario d'aula del gruppo del PDL. In piazza, davanti, proprio in quella piazza, davanti alla Basilica di San Giovanni, un collegamento con il nostro David Parenzo, che oggi con la sua troupe, bravissimo, ha girato tutte le immagini e adesso a caldo ci farà sentire alcuni dei protagonisti di questa giornata. Il leader dei Giovani Democratici Fausto Raciti, l'unico diciamo dirigente del Partito Democratico che era ufficialmente in piazza e convintamente in piazza, una delle portavoci degli indignati e soprattutto il sindaco di Roma Gianni Alemano che sta andando lì. Allora vediamo che siamo pieni di idee, pieni di testimonianze. Vorrei cominciare subito, se possiamo, a sentire Lupi da Milano, per sentire che cosa dice un rappresentante del centrodestra. Beh, innanzitutto buonasera e grazie per avermi invitato. Anch'io, come tanti voi giornalisti, ma credo quelli che hanno potuto vedere in questi attimi le immagini dai telegiornali, io ho potuto seguire in diretta con Rai News 24, con il Corriere.it, quello che stava accadendo. Sono rimasto sconvolto perché in questi casi si tratta di guerra, di delinquenti, di irresponsabili che, prendendo a scusa un motivo ideologico, hanno un unico obiettivo, cioè quello di seminare violenza. Stasera mi sarebbe piaciuto trovarmi a discutere con voi, con i miei figli, avevo sentito le dichiarazioni di Draghi stamattina,
del grande tema che si pone nei confronti di quello che sta accadendo. Telese ha parlato dell'Italia della crisi, qui l'altro giorno Trichet ha parlato di un sistema che sta andando in crisi. L'Occidente, quell'Occidente che noi abbiamo conosciuto, sta cambiando radicalmente, e il tema dei giovani, del futuro, del fatto che non possiamo costruire un paese solo per vecchi, è il grande tema che la politica ha davanti e le istituzioni hanno davanti. Porro diceva di una politica delegittimata. Ecco, mi sarebbe piaciuto confrontarmi e discutere di tutto questo, ma questa che rimette in discussione tutti noi non può essere, non può tralasciare il giudizio forte e il giudizio vero. Sono dei delinquenti e non può non andare, devo dire, ho sempre avuto paura in queste ore che potesse accadere qualcosa di peggio. Il nostro ringraziamento alla responsabilità delle forze della polizia, perché è stato il loro atteggiamento, credo, che ha permesso che non si andasse verso qualcosa di più grave, che non ci scappasse il morto, che oggi non fossimo qui a discutere ancora di qualcosa di peggio. Io vorrei sentire Tosi, che è in collegamento con noi, se la sua percezione, è un sindaco molto radicato in un territorio che veniva considerato uno dei territori più in crescita, più ricchi del paese, se la crisi economica che comunque voi sentite può portare a fenomeni di questo tipo. Noi abbiamo subito detto che nulla giustifica la violenza e che quello che abbiamo visto oggi è esorbitante, però Tosi, lei che impressione ha? Questa crisi economica che stiamo iniziando a sentire porta a queste manifestazioni, a queste esasperazioni, oppure sono semplicemente solo un gruppo di delinquenti? Ma propenderei intanto buonasera. Buonasera, mi scuso anche se non riuscirò a fermarmi tutta la trasmissione come previsto. Io propenderei sicuramente per la seconda ipotesi senza alcun dubbio, cioè questi sono i delinquenti e punto e basta, perché è vero che c'è la crisi, vero che i cittadini, le imprese vivono un momento di stanchezza, che c'è questo clima di, viene chiamato di antipolitica, quindi di distanza rispetto alle istituzioni nazionali per tutta una serie di episodi che sono insomma accaduti e che hanno riguardato la politica, però visto che i provvedimenti assunti dal governo italiano, cioè pensiamo per esempio alla Grecia, la Grecia ha assunto dei provvedimenti durissimi. Là ci sono stati dei disordini sociali, ma là si può anche, non si giustifica, ma certe tensioni rispetto a provvedimenti estremamente duri, quando tu licenzi o parli di licenziare 30.000 dipendenti, è chiaro che qualcosa può cadere. In Italia, tutto sommato, le misure adottate dal governo sono state delle misure che comunque, condivisibili o meno, hanno un impatto sociale sicuramente non drammatico, non traumatico, e quindi questi sono dei delinquenti che ci fosse stato qualsiasi altro contesto, qualsiasi altra occasione, questi si infilavano a fare quello che hanno fatto. Cioè, siamo un paese molto democratico e molto tollerante verso quella gente lì, forse anche troppo, perché è vero che le forze dell'ordine hanno fatto benissimo, meravigliosamente il loro dovere, ma quella gente lì meriterebbe una lezione, perché sono dei delinquenti, vuol dire, sono veramente Tosi, dei grandissimi delinquenti. Tosi, questo però è il punto fondamentale, spero che Lupi ci senta, e vorrei chiedere a lei prima e poi a Lupi, cosa vuol dire una lezione? Insomma, abbiamo visto che il democratico Obama vuol dire a New York li ha arrestati. Vuol dire che in Inghilterra, a New York hanno arrestato delle persone che avevano occupato, creando dei problemi seri alla circolazione delle zone nevralgiche della città, però non abbiamo visto questo. In altri paesi persone così vengono fatte le cariche a cavallo e gliele suonano di santa ragione, e quella gente lì se lo meriterebbe, perché alla fine, con quella che è, io adesso non voglio fare una polemica con la magistratura, per carità, ma sapendo come funzionano le cose in Italia, se quelli lì vengono anche arrestati, se va bene fanno una notte in galera, se va bene, molto più facilmente li scarcerano subito. Lupi, dopo quello che è successo a Bolzaneto non scherzerei troppo sulle notti in galera. Sentiamo Lupi. No, io credo che innanzitutto la polizia abbia, devo dire che a questo punto vanno ringraziati dal ministro Maroni a tutti, abbia usato l'atteggiamento migliore, proprio per evitare che potessero accadere cose ben peggiori.
È evidente che quando si tratta di delinquenti e di irresponsabili, quelli che mi auguro che quelli che sono stati arrestati, che sono i protagonisti di questo di questa guerra a cui abbiamo assistito, evidentemente non escano dopo due ore, vengano processati e condannati per i reati gravi che hanno commesso. Però mi permetto di sottolineare una cosa, e mi aveva colpito un editoriale così nell'introduzione di Telese, perché poi abbiamo due formazioni diverse, ma credo che la storia che ci ha segnato non solo ci ha segnato, ma ci ha insegnato. Quello che non dobbiamo fare è creare l'humus in cui la violenza di questi delinquenti venga legittimata. E l'humus è un terreno educativo, ideale. Cioè non si può giustificare qualsiasi reazione, qualsiasi insofferenza, qualsiasi difficoltà che uno viva, la voglia di essere protagonista, la voglia anche di protestare, che diventa poi una domanda a ognuno di noi. Questo non può diventare la giustificazione o il terreno ideale per chi poi si arma e agisce con la violenza. Abbiamo passato anni bui della nostra storia, la violenza non è legittimata neanche dalla situazione di crisi, neanche dal degrado sociale, nel senso che il degrado sociale interroga ognuno di noi a come riessere protagonisti, a come rimettersi in discussione. Quello che è successo, e concludo, a Londra, perché queste immagini rischiavano di riportarci a quello che era successo a Londra non sei mesi fa, ma recentemente, era impressionante. A me aveva colpito le dichiarazioni di un intervistato che aveva fatto il saccheggio in un supermercato e aveva detto: ma perché lei lo fa? Sono andato a fare un colloquio di lavoro, questo non mi ha dato il lavoro e io allora sono andato a saccheggiargli. Ecco, questa è una cosa che non può trovare una giustificazione ideale e una giustificazione culturale. Evitiamo questo e allora la polizia farà il suo dovere, hanno agito molto bene, la giustizia deve fare il suo dovere, perché che escano fra due giorni o fra due ore è inaccettabile, ma noi politici, giornalisti, filosofi, intellettuali, abbiamo la nostra responsabilità. Senta, Lupi, scusi se la interrompo. Una cosa velocissima, Lupi, perché tutte le volte dopo una manifestazione abbiamo lo stesso sistema, cioè la manifestazione parte su adison pacifica, poi arrivano i black bloc, poi noi intervistiamo i politici che giustamente ci dicono i poliziotti hanno fatto il loro mestiere. Glielo dico senza ovviamente polemica, no, però certo. Questo ormai è diventato un copione, cioè non è la prima manifestazione in cui ci sono i black bloc. Ma non è un copione, però mi perdonate, prego. Adesso, se noi pensiamo che questo degli indignados sia un'eccezione, ci prendiamo in giro. La protesta della TAV, che cosa è accaduto quando si volevano bloccare i lavori della TAV nel nostro paese? A quali violenze abbiamo assistito? Allora, qui è il punto. Il punto è che i politici devono smetterla domani, lo dico io qual è la nostra responsabilità, che mi auguro che tra maggioranza e opposizione domani non ritorniamo per l'ennesima volta uno a dire che stiamo facendo tutto bene e l'altro a dire che stiamo facendo tutto male, che il problema è che Berlusconi vada a casa, ma che finalmente abbiamo il coraggio di legittimare la politica, non di delegittimarla. Testimoniando bene, positivamente, che cosa vogliamo fare? Grazie, abbiamo Lupi. Avuto questa maggioranza, bene, confrontiamoci nel merito dei problemi, non andiamo più avanti, e poi però i magistrati facciano i magistrati, applichino le leggi, perché io ho sentito sentenze in questo paese che hanno giustificato la violenza, per cui se ne sono andati via. Bene, grazie Lupi. Allora abbiamo Diliberto in studio che sicuramente avrà molto da dire su questa impostazione, ma vorrei che ci affacciassimo su Piazza San Giovanni, dove insieme a David Parenzo c'è una leader del movimento Tilt, uno dei promotori, e c'è Fausto Raciti. Allora cominciamo da Raciti per chiedergli, in fondo lui era l'unico dirigente del PD che si è preso la responsabilità di sfilare con la sua organizzazione i giovani del PD, se avrà dei problemi domani, se si è pentito, oppure che cosa pensa, qual è la soluzione per impedire atti di violenza come quelli che i Black Bloc hanno fatto sporcando quel bel corteo. Allora, intanto buonasera, io Raciti è qui al mio fianco e ovviamente ora ve lo metto subito in contatto con lo studio. Vi voglio intanto far vedere, tu Luca giustamente hai fatto vedere i limoni e le decine e decine di romani che si affacciavano lungo il corteo nel dare l'acqua alle persone che hanno deciso oggi di sfilare. Io però qui su quello che è un vero e proprio campo di battaglia, Piazza San Giovanni, ho recuperato uno di questi, San Pietrino. Il Porfido, uno
un sabbiatino terribile, cioè hanno spaccato durante gli scontri più duri che si sono verificati qui, pensate, dalle 15.30 fino alle 19.30, uno scenario di guerra, uno scenario devastante. Questo è soltanto uno dei tanti che abbiamo recuperato. Io voglio farvi vedere, però, poi vi passo subito alla Citi, alle mie spalle, piazza San Giovanni, è ancora presidiata, la camera ora ve lo mostra subito, è ancora presidiata da polizia e carabinieri, quindi l'accesso ora alla piazza è sempre vigilato dalle camionette della polizia e dei carabinieri. Tra poco sarà con noi anche il sindaco Alemanno, mi dicono che ci sono ancora forse due cortei non autorizzati che continuano a sfilare per la città. Questo è il quadro per ora. Io al mio fianco ho Raciti, che come avete detto voi è un giovane dirigente del Partito Democratico, segretario dei giovani del PD, unico del PD in piazza in una giornata come questa. No, per la verità noi abbiamo partecipato, c'era anche qualche dirigente del Partito Democratico con il Comitato contro la precarietà che abbiamo costituito assieme ad altri soggetti qualche mese fa, il 9 aprile, con il quale avevamo fatto una manifestazione ad aprile appunto contro la precarietà. Oggi c'eravamo in piazza anche noi. Una manifestazione rovinata dagli scontri, da 4 ore di scontri. È stata una grande manifestazione piena di gente assolutamente per bene e pacifica, che è stata sfregiata da un gruppo di teppisti. Non so la dimensione, ma da un gruppo di teppisti che ha impedito a decine di migliaia di manifestanti pacifici di completare il loro percorso, di fare sentire all'Italia la loro regione e di arrivare fino a San Giovanni. Lei, Bersani, oggi doveva essere qui in piazza insieme a lei, che è un giovane dirigente del PD. Bersani ha un altro compito. Io sono segretario dei Giovani Democratici. Ero in piazza perché mi sento vicino alla mia generazione. Il compito dei soggetti politici non è provare a mettere il cappello sulle manifestazioni, è imparare ad ascoltare e a tradurre in proposta politica le cose che le piazze dicono. Al mio fianco c'è anche Maria Pia Pizzolante, che invece è di una delle altre organizzazioni, delle altre sigle che hanno sfilato oggi a Roma. L'associazione si chiama TILT. Quindi voi non fate riferimento a nessun partito, ma siete cresciuti nella rete, nel mondo di Facebook, di Twitter e quant'altro, no? Incontriamo anche realmente, sì. Infatti, certo. Facciamo parte di associazioni, movimenti, partiti anche. Siamo una rete di sinistra diffusa che vuole costruire, sicuramente non distruggere. Oggi siamo doppiamente indignati perché ancora una volta ci è stato tolto un diritto. Oggi era il diritto di manifestare insieme ai nostri coetanei, perché c'erano tanti ragazzi e ragazze in queste piazze e sono quelli che stanno pagando di più il prezzo di questa crisi, e quindi volevano per una volta avere la forza e il coraggio di fare tutti insieme questa dimostrazione insieme alle altre piazze di tutta Europa. E Roma era una delle piazze più grandi, e questi piccoli gruppi di facinorosi ci hanno rovinato la nostra giornata, ci hanno scippato ancora una volta qualcosa. Mentre le classi dirigenti ci scippano il futuro, questi ci scippano il presente e la possibilità di riprenderci. Erano paese. Evitabili questi scontri, forse? Tutto è evitabile probabilmente, ma io non ho la bacchetta magica. Te lo dico solo per la cronaca, gli scontri sono cominciati subito attorno alle 14.30, già agli inizi del corteo. Le immagini che abbiamo girato, e lo voglio davvero dire, con Simone Mallucci e Carlo Lombardi, che sono stati, come dire, preziosissimi e fondamentali nel lavoro che avete visto nella copertina e altre immagini che vedrete, ma già a via Cavour attorno alle 14.30 le prime macchine incendiate davano il segno di qual era il clima che si stava creando. Io comunque ho percepito già molta molta tensione, e alle 15.30, un'ora dopo, è esplosa la protesta, quella che vedrete, e qui a piazza San Giovanni sono comparsi i Black Bloc. Come? Hai percepito male, perché la manifestazione era assolutamente pacifica, dopo è degenerata. Hai percepito male, sinceramente. Ah, alle 14.30 le prime macchine sono state incendiate in via Cavour. Sì, ma tu per pochi numeri non puoi classificare tutta la manifestazione, che era numericamente enorme. Non puoi classificare. Ho fatto solo la cronaca. Scusa, David, ma una domanda a questi ragazzi. Sì, ma due persone non fanno milioni di gente che siete in piazza. Per carità. Una domanda chiara. Sì? Dopo di oggi, perché prima non è stato così, ci può essere da parte di tutti i promotori una condanna netta, inequivocabile e chiara di qualunque violenza? Perché c'era una zona di ambiguità ieri. Possiamo, chiedono giustamente da studio, condannare definitivamente tutte le violenze che ci sono state senza nessuna ambiguità, dicendo che anche polizia e carabinieri hanno fatto il loro lavoro nel modo migliore nelle situazioni nelle quali hanno operato. Dobbiamo condannare assolutamente tutte le violenze, perché veramente
veramente questa era la piazza di tutti quei giovani. Il carabinieri poi intervistato. Un attimo. A che tipo? A che tipo? Noi non siamo nemmeno arrivati a Piazza San Giovanni, eravamo in un corteo bellissimo che a Piazza Cavour era colorato, metteva in scena delle anche veramente delle performance in cui provavamo a essere anche ironici nel ritrarre la nostra condizione di precari. Noi abbiamo fatto per dire la Via Crucis del precario, cioè abbiamo provato ad utilizzare tutte altre forme, quindi ovvio che condanniamo qualsiasi tipo di violenza. E polizia e carabinieri hanno agito bene, voi l'avete visto? Io per fortuna non sono arrivata qui. Posso esprimere, visto che in sostanza, allora, quello che vorrei dire, che vorrei comunicare, spero che non mi taglierete, è che in realtà questa manifestazione era bellissima perché era piena di gente pacifica. Qua a San Giovanni sono mesi che noi indignati, collegati al movimento spagnolo, stiamo costruendo assemblee popolari non violente. E oggi, questo i giornali, il servizio che ho visto non l'ha passato, era una copertina, ma questo va detto. Scusami se sono un po' prepotente con te, ma eravamo centinaia di persone con le mani. Guarda, lo stiamo dicendo dal primo momento. Visto e l'abbiamo documentato. Restate con noi, ora abbiamo un'interruzione di pubblicità. David, prendi tutte le opinioni, poi subito dopo torniamo con Oliviero Di Liberto. A fra poco. Bella questa piazza. Rieccoci in onda, Piazza Incandescente, dove è collegato il nostro David Parenzo. Sentiremo quelle voci, ma volevo sentire Oliviero Di Liberto che cosa pensa dopo questo primo giro di opinioni. Penso che stiamo parlando di ordine pubblico e non del merito della manifestazione. La manifestazione diceva noi la crisi non la vogliamo pagare. Ed è giusto, perché la crisi non l'hanno creata quei ragazzi e quelle ragazze, è stata creata dal capitalismo finanziario internazionale, innanzitutto dalle grandi banche. E giustamente loro dicevano noi la crisi non la vogliamo pagare, non l'abbiamo creata, non la paghiamo. Vorrei però introdurre un altro punto di vista ulteriore. Neanche i poliziotti la vogliono pagare la crisi. I poliziotti sono lavoratori dipendenti, sono salariati, sono lavoratori in divisa e sono stati colpiti proprio nel loro salario esattamente dalle ultime manovre del governo, perché hanno tagliato gli straordinari per la polizia, cosa di cui non parla nessuno. E hanno tagliato recentissimamente, un paio di giorni fa. C'è stato un bel servizio da Formigli su questo. L'indennità di funzione, per cui perdono mediamente 90 euro secchi, netti, al mese. Allora, io ho trovato molto bello che i manifestanti, quelli pacifici, la stragrande maggioranza di quelle persone, abbia applaudito i poliziotti, che sono dei lavoratori. Io ho visto nel servizio che dicevano anche servi ai poliziotti. Ma no, quelli erano lo spezzone che era quelli, insieme ai black sì, bloc. Quelli erano i delinquenti. Quelli erano i delinquenti. Ecco, sei d'accordo con me, quindi, che non si può dire servo... Si sta dando una notizia di Liberto che dice delinquenti... Io vengo dalla tradizione del Partito Comunista Italiano, che è la tradizione di Guido Rossa, operaio comunista di Genova, ucciso dalle Brigate Rosse. Per cui io non ho mai avuto tentennamenti di nessun genere. C'era una certa ambiguità nei confronti delle Brigate Rosse per un periodo, non ovviamente dalla sua tradizione, non dal suo PC, però c'era una certa ambiguità nella sinistra. Era il mio PC, era il più grande partito comunista dell'Occidente, una cosa seria. Compagni che sbagliano. Quindi, mai detta una cosa non di questo lei. Genere. E allora lo chieda un altro. Ma glielo sto chiedendo a lei come fatto come fenomeno della Dico sinistra. Dico che era evidentemente... Però non discutiamo gli anni 70. Abbiamo in collegamento Gianni Alemanno. Non gli piace, così come il sindaco di Roma. Non era rivolto a lui, però il tema c'è Alemanno. C'è Alemanno. Allora io vorrei dire una cosa. Così come Di Liberto ha detto una frase forte oggi, cioè ha detto quelli che gridano servi ai poliziotti non mi sono piaciuti, così Alemanno oggi ha detto una frase stupefacente, diciamo così, per un sindaco che viene considerato di destra e anche uno degli esponenti più brutali. Guardate un po', oggi Alemanno ha detto mi ha colpito positivamente che quei manifestanti contestassero il Black Bloc. È così Alemanno? Beh, brutale non so chi sarà, forse no, sarà nelle lei, accuse che le lanciano, ecco. Uno che viene da allora, N. Allora, ok, no, io sono rimasto molto impressionato da quegli applausi, non li avevo mai visti e penso sia un segno molto positivo in una giornata brutta, il fatto che veramente c'è stato uno sforzo serio da parte di tutti quanti, la stragrande maggioranza dei manifestanti, per isolare i violenti. Una cosa così netta e evidente non l'avevo mai vista.
Senta Alemanno, sono Porro, le volevo chiedere una cosa da esperto anche di, oltre che di amministrazione delle città, anche di manifestazioni, ed è la seguente. Come possono 500 oppure 1000 violenti, violentissimi delinquenti in realtà condizionare una manifestazione che secondo la questura era di 100.000 persone, Luca, 150.000 persone? Glielo chiedo ovviamente non retoricamente, voglio capire cosa è successo. Allora, innanzitutto non erano né 500 né 1000, ma erano dal 2005 ai 3000. Ah. E poi il dato di fondo è proprio questo. Quando c'è una manifestazione così vasta di 100.000 persone, senza un servizio d'ordine, senza un'autoregolamentazione, queste persone si possono infiltrare dentro questa manifestazione, usare i manifestanti pacifici quasi come se fossero gli scudi umani e diventare veramente imprendibili. Per cui per combattere realmente questi signori bisogna lavorare prima, molto prima delle manifestazioni e anche dopo, perché adesso ci sono i filmati, ci sono le varie situazioni, bisogna individuarli, andarli a prendere, bisogna fare in modo che non ci sia pietismo. Io voglio ricordare una cosa, che dopo il 14 dicembre, quando ci fu la manifestazione, la prima manifestazione violenta, tutti fermati furono rilasciati il giorno dopo e tutti quanti dissero no, lasciamoli perdere perché poveri manifestanti. Ecco, io mi auguro che questa volta quelli che sono violenti e che non hanno nulla a che fare con i manifestanti pacifici, una volta individuati non vengono rilasciati il giorno dopo. Sindaco Alemanno, voglio chiederlo anche a lei perché lo stiamo un po' chiedendo a tutti. C'è un problema di ordine pubblico, c'è un problema di violenza di piazza sicuramente, ma c'è anche un sostrato di insoddisfazione sociale che senza nessuna giustificazione però pesa in questo clima, c'è esasperazione, c'è rabbia nelle piazze, secondo lei? Allora, quando c'è, come in questo momento, un momento di crisi economica drammatica, di mancanza di lavoro, di mancanza di futuro, di speranza, c'è esasperazione, però bisogna sempre avere la forza morale da parte di tutti, a cominciare dai manifestanti, di non confondere questa esasperazione con la violenza. Ci deve essere sempre questa grande capacità di distinguere, perché se questo confine viene reso labile, allora vengono fuori delle cose, dei mostri incalcolabili. Oggi abbiamo visto che invece il distinguo era forte, questo è un dato estremamente importante. Adesso bisogna fare in modo che le istituzioni, la magistratura, le forze dell'ordine siano messe in condizione di assicurare alla giustizia per davvero i violenti. Lei sa quanti sono quelli che sono stati fermati più o meno? È in contatto con il questore? Non abbiamo ancora una cifra definitiva, stanno lavorando, stanno verificando, domani avremo un quadro più preciso dei fermati. Senta, ma invece per l'amministrazione di questa città, che ha una manifestazione praticamente alla settimana, ovviamente non così violenta come questa, mi chiedo, ci si può inventare qualcosa? Noi fra poco faremo vedere il servizio di una signora che ha detto io sono una dei vostri, ma mi avete appena incendiato la macchina, io pago tutte le tasse e non sarà facile per me ricomprarla questa macchina. Voglio dire, c'è un grande disagio del romano. Io adesso glielo chiedo come sindaco, come si può fare per arginare una invivibilità quando ci sono queste manifestazioni della città? Lei ha detto una manifestazione a settimana, in realtà è una manifestazione al giorno mediamente, però non bisogna confondere manifestazioni normali, quelle che bloccano il traffico, quelle che creano disagi, con la manifestazione di oggi che era una manifestazione di violenza grave, non la manifestazione tutta ma appunto i violenti di cui parlavamo prima. Allora io credo che ci voglia una regola. La regola deve essere finalizzata non a limitare il diritto di manifestare, ma la regola deve essere finalizzata a renderlo compatibile con i diritti del cittadino, con la vivibilità della città, con quella che è il rispetto nei confronti della città. Non è possibile che non esista una regola da questo punto di vista. Io lo sto invocando da mesi. E cosa vorrebbe Alemanno? Cosa vorrebbe? Io credo che noi dobbiamo individuare dei percorsi, dobbiamo individuare delle modalità che permettono a tutti di manifestare, ma con una compatibilità con la vita cittadina. Questo è un tema generale. Non ha nulla a che fare con quello che è successo oggi, che quello che è successo oggi è violenza criminale e va combattuta con i metodi del contrasto alla criminalità. Bene, vorrei che prima di andare dal sindaco Tosi, che è collegato e lo sentiamo subito, vedessimo quel minuto e mezzo, lo abbiamo trovato sul sito del Fatto, in cui c'è quello scontro di cui parlava Alemanno. Guardate, le immagini sono state difficili, chiunque avesse una telecamera in mano veniva mazzolato, ma qualche frammento importante in queste immagini lo vedrete. Salutiamo Alemanno, grazie.
Incredibile. Tosi, ha visto queste immagini? Sì, viste. È una piazza molto, molto diversa da quella che poi domani si racconterà. Obiettivamente è una piazza in cui c'era una parte della piazza che non voleva essere strumentalizzata. È così. Una grandissima parte della piazza, dice. Obiettivamente. Che dice Tosi? Beh, ma direi che è giusto che sia così, che è normale che sia così. Le manifestazioni dovrebbero essere questo. Questa è il contenuto di quella manifestazione dove dei giovani protestavano su una situazione che, ecco, dopo l'unica cosa è non sbagliare gli obiettivi o i bersagli, perché prima Di Liberto diceva che questa crisi è dovuta alle banche e alla grande finanza internazionale, questa crisi è tutta italiana, è dovuta a chi ha governato in particolare negli anni Ottanta, che ha generato un debito pubblico spaventoso che adesso non siamo più in grado di pagare e adesso dobbiamo fare scendere quel debito per non far saltare prima l'Italia, poi l'euro e l'Europa. E quindi è una cosa purtroppo tutta nostra che pagano adesso queste generazioni, ma per errori sciagurati di chi ha governato questo paese, ripeto, in particolare negli anni Ottanta. Tosi, lei adesso mi sembra che debba andare, purtroppo non potremo averla più ospite con noi, sì. E ci abbiamo ancora a Milano, penso, Lupi, non lo vedo. No, lui è andato via. Andato anche Lupi. E quindi... Ritorniamo allora a Piazza San Giovanni. Volevo ritornare un attimo a Piazza San Giovanni. Che c'è Tosi? Sì, per rispondere, sì, prego. La crisi, l'ha detto Trichet, che è una crisi di sistema e che riguarda tutta l'Europa. Ogni paese ha la sua specificità, certo. L'Italia. Ma la crisi è una crisi di sistema. Sì. E ha un effetto domino che è partito dalla Grecia, ma prima ancora dell'Islanda e dall'Irlanda, cioè dal nord, poi ha avuto una ricaduta che riguarda la Grecia. Che dice Tosi? Che dice Tosi? Che la Germania non sta facendo le manovre finanziarie che stiamo facendo noi e che faremo noi, perché non ha il debito pubblico che abbiamo noi. Ma noi saremo costretti, Tosi, a fare manovre alla Grecia? Lei la evocava prima? Ma guardi che noi saremo costretti a fare delle manovre dure, dove si dovrà, secondo me, inserire una patrimoniale, perché credo che sia purtroppo indispensabile, dove lo Stato dovrà finalmente cominciare a cedere parti importanti del suo patrimonio, parti importanti delle sue partecipazioni azionarie, perché bisogna ridurre il debito pubblico. Se non si riduce il debito pubblico non riparte la crescita, se non si trovano le risorse, e queste appunto possono venire per esempio dalla patrimoniale o da queste dismissioni, per far ripartire la crescita siamo morti. E questo non lo farà il governo Berlusconi? Ma io credo che questa maggioranza abbia la capacità e i numeri per portare dei provvedimenti che devono essere però equi e il più condivisi possibile. Per questo io parlo anche di una patrimoniale, perché quando vai a chiedere i soldi ai cittadini devi far capire, perché lo dice anche la Costituzione che c'è un criterio di progressività, che dove ci sono più risorse devi chiedere più sforzi. E quindi una patrimoniale, quindi intaccare i grandi patrimoni, che fra l'altro sono anche capitali fermi e quindi non generano ricchezza, in una fase come questa è indispensabile, perché tutti gli altri paesi che si sono trovati in situazione analoga alla nostra l'hanno fatta, e va fatta subito prima di farla dopo, perché rischi di fare le cose dopo e quindi di farle pagare il doppio. Allora, ecco, grazie a Tosi. Ecco, un po' bisognerebbe spiegarlo a Berlusconi, Tosi, per questa era la mia domanda qui. Ho letto una sua risposta su Repubblica, meno stasera. Non ho capito, scusi? La mia domanda era su Berlusconi, non sulla patrimoniale. Ho visto la sua risposta su Repubblica e non questa sera. No, ma voi avete detto, perché voi avete detto questo governo. Io ripeto che con questa maggioranza, io credo che ci possono essere altre figure di presidente. Quindi con di questa maggioranza, ma non un altro governo. È questo che sta dicendo Tosi, con questa maggioranza e con un altro governo. Io ho detto con questa maggioranza e con altre figure che possano guidarla. Va bene, allora ringraziamo Tosi, grazie, lo salutiamo, Tosi. Torniamo a Piazza San Giovanni. David, restituiscici altre voci, chi hai con te, chi ci fai sentire?
Allora, qui ovviamente qui sono molto delusi e anche arrabbiati, perché dicono giustamente 100.000 persone che sono scese a Roma da tutta Italia per manifestare in una giornata in cui in tutto il mondo si manifesta con la medesima piattaforma. Le immagini che dicono abbiamo mandato, ma che ripeto abbiamo dovuto mandare per dovere di cronaca, non ci rappresentano, perché ovviamente le 100.000 persone che sono venute qui erano venute qui per portare la loro voce su altro. Sì, ma Davide, faccelo sentire, perché non possono ignorare quello che è accaduto. Io sono il primo che difendo l'intento di quei manifestanti, ma non possono ignorare quello che è accaduto. Infatti la questione di fondo è quella che io provavo a porvi prima, cioè non si può prescindere dalle 4 ore di assedio che qui a Piazza San Giovanni ci sono state. No. Lei me lo diceva prima fuori onda, me lo ripeta anche in diretta. Scusa. Cosa le devo ripetere? Io volevo che lei parlasse come stanno le cose. E lo dica lei come stanno le cose, quello che ha visto lei, come l'ha vissuta lei la giornata. Che 200-300 persone hanno rovinato una manifestazione, come succede in tutte le manifestazioni d'Europa e d'America. I Black Bloc hanno rovinato questa manifestazione, che non era violenta. Esattamente violenta. Quello che stiamo dicendo noi. Allora facciamo così, mandiamo il servizio che avevamo girato le opinioni prima di quello che è accaduto, ma questo repertorio di frasi finisce, proprio come ha detto Nicola, a Via Cavour. Ragazzi, siete indignati perché? Perché non ne possiamo più, non ne possiamo davvero più. Di tutto, ci hanno rubato la libertà, la dignità, ci hanno rubato qualsiasi cosa. La libertà hanno rubato? La libertà di fare qualsiasi cosa, di fare una scelta perché la scelgo io. Ci hanno condizionato fin da quando siamo nati, da sempre ci condizionano. Addirittura? Sì, addirittura. Credi, è tutto un sistema ben organizzato e basta, deve finire. Dobbiamo riprendere la nostra identità? Dobbiamo renderci conto che la realtà che vediamo non è la realtà che c'è veramente. Contro chi volete ribellarvi? Contro lo stato attuale delle cose, che non vanno bene, no? Meglio parte 9, noi l'1%, la nostra indignazione e il vostro fallimento. Avete scritto indignarsi non basta, partecipare per cambiare. Sì. E una volta che si è fatta la manifestazione, che cambia? È quello il fatto, non bisogna solo limitarsi alla manifestazione, a 4 urla in piazza, bisogna partecipare attivamente, essere consapevoli di quello che sta succedendo e di quello che bisogna fare per cambiarlo. Ma con chi ce l'avete? Un po' con tutti, perché anche la sinistra non si è dimostrata molto democratica, o comunque a fuori più poi. La destra, il governo è proprio inaccettabile. Ma il nemico principale chi è? Al di là di Berlusconi, chi è il principale nemico? La Lega. Ma, la Lega? Sì. Ragazzi, come mai col casco? Col casco perché noi non siamo pronti a darle, ma siamo pronti a riceverle, visto come ci ha trattato la polizia a Venezia. Ma perché avete paura che possa accadere qualcosa? No, noi non abbiamo paura di niente, perché stiamo protestando per quelli che sono i nostri diritti, per un paese che è mesi che va avanti a fiducia e siamo arrivati alla 51esima. Chi è il nemico? Tutti, il governo è il nemico. Quale governo? Berlusconi. Il governo Berlusconi, quale governo? Quindi bisogna cambiare il governo. Certo. Non solo il governo, tutta la classe politica. Perché noi siamo già morti in quel modo. Non abbiamo nulla da perdere. Chi avrà da perdere sarete voi lì dentro. Ma chi ce l'ha con loro, scusi? Venite in Val di Susa. Ma chi ce l'ha con i poliziotti? Perché rappresentano quello che è il sistema economico e politico di questo paese. La Val di Susa non è solo... Che c'entrano loro con la Val di Susa? Perché loro rappresentano un potere e stanno comunque dalla parte di un potere, dove possono anche scegliere dove stare. Perché nessuno gli dice obbligatoriamente che devono stare, soprattutto in questo periodo. Qua protegge i cittadini. Non sono a proteggere. Sono nulla. Sono qui a proteggere le banche e il Parlamento. Guarda come lo fa lui, guardalo. Io lavoro, io sto raccontando. Guardalo. A me dispiace. Perché non sei arrivato qua? Sono pagati malissimo. Perché io vorrei che loro, per lavoro che fanno, fossero pagati 3.000 euro. Però per fare i diritti dei cittadini, perché sono pagati da noi. Non per fare i diritti di 4 lobby, delle banche e dei capitalisti e di 4 arroganti di parlamentari. Io sono una residente e mi ripeto.
Non so questo gruppo. Io sono cittadino come loro e pago le tasse. E pago le tasse, ma mi faccio arrestare io, eh? E faccio portare questura. David, un commento dai tuoi vicini in piazza su questo servizio che abbiamo mandato, un commento. Sì, anche ne stavamo parlando proprio con loro, avete visto queste immagini, quella signora era nel corteo, le hanno bruciato la macchina sotto gli occhi, in tutta via Cavour non c'era neanche un poliziotto, perché se ci fosse stato un solo poliziotto in divisa probabilmente lo avrebbero linciato. Sì, ma io guardate, spero che da domani noi, cioè, non possiamo continuare a parlare solo di loro, perché veramente questa è la più grande sconfitta. Cioè noi da domani, io questo lo chiedo anche alla politica, che è quella la grande assente di questi ultimi mesi e anni, no? Io credo che ci ridia parola a noi, cioè ridia parole a tutte quelle esperienze che erano in piazza per dire tutt'altro, per chiedere tutt'altro, per provare a costruire e non a distruggere. Se noi continuiamo a parlare solo ovviamente di fatti gravissimi che sono accaduti e che abbiamo già condannato, da domani no, proviamo a costruire no, scusa, veramente David, l'alternativa, perché di quello Maria Pia, ascolta, scusa se ti interrompo, ma io c'ero e penso che questa cittadina che dice ero con voi, pago le tasse, sia una cittadina che va onorata, così come quell'uomo che ora sta a San Giovanni, gli stanno operando le dita, forse ne perderà quattro, è un militante di SEL, voi tutto questo non lo potete ignorare, l'anziano che è stato preso a bottigliate a Piazza Cavour, queste non sono cose che si possono evitare dicendo ma c'era una protesta, perché a Piazza Pulita, il programma di Formigli, giovedì c'era la diretta da San Lorenzo con molti leader di questo movimento che dicevano la violenza è quello dello Stato, quindi noi non condanniamo la violenza. Allora noi vogliamo parlare delle cose positive di questa manifestazione, ma vogliamo anche parole chiare di condanna da parte vostra. Ci vogliono parole chiare di condanna dopo quello che è avvenuto, cioè senza se, senza ma, è evidente che la vostra protesta è scritta nei cartelli, ma non si può prescindere da quello che... Quella non è. Allora, attenzione, noi domani intanto abbiamo già iniziato, abbiamo una soluzione, infatti ci incontreremo a Piazza Santa Croce in Gerusalemme alle 11 e alle 16, tutti i cittadini che spontaneamente, apartiticamente, quindi senza partiti politici, sindacati, senza violenza e soprattutto senza bandiere, si vogliono riunire, sono invitati a venire a Piazza Santa Croce in Gerusalemme alle 11 per continuare a lavorare insieme, costruire nuovi modelli insieme. Dobbiamo porre David. Attenzione su questo, non sulla violenza. Forse quello che c'è da spiegarvi, vi passo subito poi un'altra persona, è l'assoluta, come dire, spontaneità ed eterogeneità del movimento. Cioè non è un movimento che ha leader, forse anche questo è il vero problema, cioè c'è uno spontaneismo di fondo che rende molto difficile anche individuare i leader dei diversi gruppi, no? Sì, in realtà... Quindi il rischio degli infiltrati è altissimo. No, invece. Non è questa la questione. La questione è che in Italia bisogna prendere seriamente posizione sulla non violenza. Dopodiché voglio dire che la Spagna, che ci scordiamo di citare, altri paesi come Israele, ci stanno dimostrando che l'auto-organizzazione dei popoli non rende facile l'infiltrazione, semmai rende facile il contrario. Lei ha capito che per un'ora in via Cavour le macchine hanno continuato David, a bruciare. David, non fammi fare una domanda precisa e secca. Io mi chiederei piuttosto come mai un programma come questo non parla solo della violenza, cioè non parla dei contenuti di questa manifestazione, che non è una manifestazione solo a livello nazionale, era una data di mobilitazione globale, perché qua in questa trasmissione nessuno ci sta chiedendo perché siamo scesi in piazza. Ma ha parlato di liberto, siamo scesi in piazza perché non abbiamo futuro, non abbiamo diritto a una vita degna, siamo destinati a essere precari a vita, anche le persone anziane non hanno più diritti, anche quelli che saranno i miei figli, che diritti potranno avere? Parliamo di queste cose. Chiedeteci questo. Un attimo, c'è una domanda da studio. Scusami, a parte il fatto che la trasmissione si è occupata di questo e si occuperà di questo, io però una questione molto semplice mi sarei aspettata da te e dalle tue a delle persone là vicine, e cioè l'idea che questi 2500 persone, secondo voi, dovrebbero stare in galera. Questo è il luogo dove dovrebbero stare, non in piazza con voi. È così? Io voglio sentirmi dire questa cosa, perché se noi non sentiamo dirci questa cosa, non possiamo chiedervi la cosa che avremmo dovuto chiedervi subito, e cioè qual è l'obiettivo della protesta, perché è evidente che con 2500 persone che mettono a ferro fuoco una città non si possa andare oltre. Rispetto alle persone che hanno devastato oggi questa città, la cosa è, voi dite ma va, però è la questione di fondo di oggi, non solo
sono stati parte di questo corteo? Sì, sicuramente sono stati parte, ma io credo che siano arrivati proprio volutamente per creare dei fastidi, mentre la maggior parte delle persone avevano risposto ad una chiamata a livello globale per manifestare tutti quanti in modo pacifico e non violento, assolutamente. Quindi questi sono stati degli individui che hanno voluto buttare a monte tutto quanto, ma noi non ne sappiamo nulla, ci siamo trovati qui ad avere i fumogeni addosso senza motivo. Sì. David, un'altra domanda seria. Siccome purtroppo una manifestazione come questa ha bisogno anche di una parola d'ordine, io ho visto e ho seguito con attenzione quello che hanno fatto in Spagna, ho detto né con i politici né con i banchieri, ed è esattamente quello che stanno dicendo le ultime due persone che tu hai sentito, però cosa chiedono di forte alla politica, a noi giornalisti, all'opinione pubblica questi ragazzi? Come si risolve il loro problema? Perché altrimenti è evidente che non abbiamo altro mezzo che raccontarli se non quello evidentissimo della violenza. Cosa chiedono? Cosa vogliono? Cosa pretendono giustamente per il loro futuro? Non un diritto generico. Qual è il loro obiettivo oggi? Allora, qui il vostro obiettivo lo potete raccontare. L'abbiamo visto nei cartelli contro Trichet, contro la Banca Centrale Europea, contro questa che lo chiamate uno sviluppo sbagliato del mondo. Lui dice contro la falsa democrazia. Quello che noi diciamo è che l'essere umano è la cosa più importante. Non c'è niente al di sopra. Però immagino lo dicono tutti. No. Non lo dicono tutti. L'essere umano è la cosa più importante. Nel denaro, nella BCE, nei politici che stanno lì parlando. Denaro che vuol dire, scusi, però, nel denaro? Il denaro. Abolire il denaro. Il denaro è la cosa, non stiamo parlando di questo, io sto dicendo che il denaro è diventato più importante della vita umana. Questo. Ma come si fa? Cioè, ci sono una serie di politici in studio, di centro-destra e di centro-sinistra. Qual è la ricetta? Democrazia reale e diretta, orizzontale e non verticale. E quindi se vogliono sapere la risposta, proprio perché noi non abbiamo un leader, non l'abbiamo né qui, né in Italia e né nel mondo, venissero in assemblea e ci organizziamo insieme. Noi dobbiamo allora, è interessante. Cioè, è la gente che risponde, è la gente che si organizza. Teniamo aperto il nostro collegamento alla piazza, ora abbiamo la pubblicità in come ritorniamo immediatamente dopo con Diliberto Baldelli e altri filmati su quello che è accaduto oggi. Allora, onorevole Diliberto, non solo scontro. Non sono onorevole. Eccola là. Se lo tiene per tutta la vita? No, nemmeno per solo. Benissimo. I ragazzi nella piazza dicono c'era qualcos'altro oltre alla violenza. Il nostro obiettivo è riportare al centro semplifico l'essere umano, che è un obiettivo Chiedo scusa, non è che c'era qualcos'altro oltre alla violenza. Era una manifestazione bellissima, io ho partecipato a un pezzo di corteo, c'erano tante ragazze e ragazzi colorati, allegri, che cantavano, ballavano. Sì, ma che chiedevano? Questo le chiedo, perché il fatto che fossero colorati... L'ho detto all'inizio, nel mio primo intervento, è bellissimo. Dicevano una cosa semplice, che capiscono tutti. Noi la crisi non la vogliamo pagare, perché... E chi la deve pagare, onorevole? La devono pagare quelli che l'hanno creata. Innanzitutto la devono pagare le banche. E poi lo devono pagare, come è evidente, devo dire che una volta tanto sono d'accordo con Tosi, i ricchi. Perché non si capisce come si fa a uscire dalla crisi e anche a rilanciare l'economia tagliando i salari o facendo altre privatizzazioni o, secondo ricetta della Banca Centrale Europea, rendendo più facili i licenziamenti. Questa è una roba indecente. E hanno ragione i giovani. Ve ne faccio un esempio da vecchio rispetto ai ragazzi che ci sono lì. La mia generazione, che diciamo è più vecchia della sua, quando io sono entrato a lavorare ha avuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato, cioè sicuro, sì, salario certo per tutta la vita. Quel salario cresceva automaticamente con l'aumento del costo della vita perché c'era la scala mobile. Io con quel salario ho preso una casa in affitto e c'era l'equo canone. Dopodiché sono andato in banca e con quel salario certo ho preso un mutuo e mi sono comprato la casa. E alla fine della mia vita lavorativa
io sapevo che avrei avuto una pensione calcolata sullo grazie stipendio. Grazie a tutto ciò abbiamo fatto il debito pubblico da 1900 miliardi. Il debito pubblico, lo ha riconosciuto anche Tosi, è degli anni 80, queste conquiste sono degli anni 70, ad inizio era dello statuto abbiamo dei lavoratori. Abbiamo pagato negli anni 80-90, Baldelli, ma nella maniera più assoluta. Con Diliberto, immagino. I giovani di oggi non ne hanno più nessuno di questi diritti. È su chiaro, questo non c'è sono dubbio. Stati privati del diritto più importante di tutti, che è il diritto al futuro, cioè di poter programmare la vita e mettere su famiglia, fare le cose normali, quelle che ho fatto io. Questo è un'indecenza, hanno ragione a protestare. Baldelli, appunto. Io sono d'accordo con Diliberto, nel senso che la, sua, la generazione Diliberto ha avuto quelli che agli occhi di chi è giovane oggi suonano come dei privilegi. Ha avuto il posto fisso, ha avuto l'equo canone, ha avuto la pensione a 19 anni, 6 mesi e un giorno. La nostra generazione e quella di chi oggi è in piazza, io parlo anche della generazione dei quarantenni, lavorerà il doppio delle generazioni precedenti e prenderà di pensione la metà. Questa è un'iniquità generazionale, che come Telese sa, io forse tra i primi in Italia, quando ero giovane anch'io e guidavo un movimento azzurre giovanile, ho portato in campo nel dibattito politico. E dobbiamo ringraziare anche un certo sindacato, una certa classe politica, se quella questione generazionale non è mai stata rappresentata fino ad oggi. Però io credo che oggi gli indignati a casa che ci seguono, ce ne sono tanti, molti più dei 100.000 che sono scesi in piazza, indignati per le immagini che abbiamo visto, in cui abbiamo visto aggredite le forze dell'ordine, bruciate le camionette dei carabinieri, le auto delle persone, rovinata anche una manifestazione che sì, si può parlare anche dei contenuti. È una manifestazione di quanto? 100.000, 150.000 persone? Quando si mobilita il centrodestra o il centrosinistra si parla di milioni, quando scende in campo in piazza la CGIL sono cioè, milioni. Cioè vuol dire non erano allora, poi così tanti. È una manifestazione la cui, diciamo, dal punto di vista numerico, diciamo circoscritta, di una platea ben definita, perché è una... qualcuno ha utilizzato, tra coloro che erano in collegamento con Parenzo, ha parlato di una platea di sinistra diversificata, ma insomma non ci sono elettori di centrodestra, della Lega, che vanno a fare quella manifestazione. È una manifestazione, diciamo tra virgolette, parastudentesca, che si richiama a una manifestazione più ampia sul piano globale. Da Seattle in poi esistono questo genere di manifestazioni globali, non sono una novità, però parliamoci chiaramente, è una manifestazione di sinistra nella quale si sono infiltrati dei violenti e dei delinquenti. Poi non li chiamiamo black bloc perché sembra che ci siano delle figure di guerrieri vendicatori scesi dalla luna che non si sa chi sono e da dove vengono. Sono degli estremisti di sinistra che navigano in ambienti eversivi, forse anche legati ai centri sociali. Sappiamo che genere di formazione politica che si infiltrano in queste manifestazioni per fare violenza. E la notizia purtroppo non è la manifestazione di oggi, perché la manifestazione di oggi è una, come diceva Alemanno, delle 360 manifestazioni che si fanno a Roma. La notizia e la gravità di oggi e la vergogna di oggi è che oggi ci sono state le forze dell'ordine che sono state aggredite, provocate, che ci sono stati degli interventi, che c'è stata una violenza così dura, così vergognosa, che va condannata senza se e senza ma da tutti. E il paradosso, e concludo, visto che sto qui da un'ora e mezzo e sono stato rispettosamente in silenzio ascoltando anche delle cose, forse alcune non condivisibili, che ci si stupisca che Diliberto dica che quando si attaccano le forze dell'ordine questa cosa non va bene, che ci sono delle persone che manifestano e applaudono le forze dell'ordine che vengono attaccate con violenza. Questa è la normalità in un paese civile. Allora, il ruolo della politica è quello di dare risposte ai problemi e anche quello di indignarsi e condannare fermamente, seccamente e duramente, ripeto, senza se e senza ma, questo genere ma arrestateli, di violenza. Arrestateli, cioè la politica non arresta signori, nessuno. Però le leggi le fate voi, perché il tema è, ci sono, dopo un giorno... La magistratura ha la facoltà di intervenire. Ci sono stati, io ricordo, arresti nell'ambito di degli ambienti, dei centri sociali, per indagini che... Lei accetta, intervenivano scusate, nell'ambito scusate, diciamo, posso di quella zona magmatica tra centri sociali e diversione,
qualche anno fa ci sono stati arresti. Questo è un paese che ha conosciuto, sì, ma che, il Ministero degli Interni ha una responsabilità, glielo chiedo, ha avuto dei morti per terrorismo. Il Ministero degli Interni ha una responsabilità nella gestione delle manifestazioni, questo le dico, cioè non si può pensare che il Ministero degli Interni non gestisca una manifestazione di questo tipo, glielo dico ovviamente. Questa manifestazione è stata gestita, nel senso che le forze dell'ordine sono state attaccate da dei violenti e si è credibilmente circoscritto un danno che sarebbe stato enorme, okay, se le forze dell'ordine non avessero fatto il loro dovere dignitosamente, e dobbiamo ringraziare le forze dell'ordine. Cioè, allora, di fronte a una manifestazione del genere, perché che Nicola si faccia il processo Porro le forze dell'ordine, è una vergogna. Baldelli... che cosa deve fare il ministro dell'Interno per intervenire? Io però voglio far vedere ancora una volta alle persone che sono in piazza, e anche a Diliberto, e Diliberto paga un prezzo per quello che dice di consenso, quindi per questo lo sottolineo, però voglio far vedere l'immagine di uno di questi attacchi più brutali, l'attacco a una caserma della Guardia di Finanza, e vorrei che subito, anzi del Ministero della Difesa, e vorrei che subito dopo però quelli che sono in piazza mi dicessero: ma chi sono questi Black Bloc? Da dove vengono? E quant'è l'area di consenso che hanno intorno? Bene. Perché non è molto ristretta. Vediamo. Però non lo possono sapere. Allora, torniamo a Piazza San Giovanni. Perché vi abbiamo fatto vedere queste immagini? Era a Via Labicana, uno dei momenti cruciali. Come avete visto, arriva proprio lì la polizia, ma lì vedete la tecnica dei Black Bloc o della Rete Rascio, di chi cavolo sono. Stanno in uno spezzone di corteo, creano un cerchio, assaltano un obiettivo, lo devastano e poi rientrano nel corteo. Quindi hanno bisogno del corteo per sopravvivere. Ma quello che chiedo a voi è: chi sono? Qual è il brodo di consenso che hanno intorno? Perché quei ragazzi lì a Emanuele Filiberto gridavano servi alla polizia? Che provenienza politica hanno? Stanno nei centri sociali? Stanno nei partiti? Stanno nelle organizzazioni extraparlamentari? Chi sono? Li avete mai visti tra di voi? Parenzo non sente? Non sente Parenzo. Allora sentiamo Diliberto e poi torniamo in piazza. Vabbè, è giusto che non abbia sentito, perché la domanda era una domanda che non andava fatta a loro. Bisogna farla al E stanno in piazza, ministro... lo sapranno chi c'è. Bisogna farla al ministro dell'interno. Ma è possibile che i Black Lei dice Bloc che non ci c'è sono una contiguità minima con quei ragazzi lì in piazza? No, glielo chiedo. Ma nemmeno non per quelli sogno. In piazza. Ma non lo posso escludere. Tra 100.000 persone che sono in piazza, 3.500 delinquenti. Guardi, lei dice che siccome, non c'è un'area di ambiguità. Siccome io qualche manifestazione immagino l'ho fatta in vita mia, e c'erano i violenti,
I violenti semplicemente quando c'era un servizio d'ordine serio, c'era un'organizzazione, cosa che i ragazzi non hanno, certo, purtroppo, venivano isolati dagli stessi manifestanti. Oggi si infiltrano. Allora cosa non si può più scendere in piazza senza un'organizzazione. No. C'è bisogno di un'organizzazione. No, ma può in essere questo una caso, cosa. In, cioè, questo caso, in questo caso è molto diverso da altre manifestazioni. Ci sono state in Italia tante manifestazioni, quella della FIOM di ottobre scorso, quelle della CGIL, quella delle donne, se non ora quando, quella degli studenti universitari, e non è successo niente. Mi faccia chiedere... Qui c'è stato un tam-tam internazionale, ecco, e ma il Ministero io di dell'Interno lo sa perfettamente, perché non è da oggi, sì, che bisogna bloccare all'origine. Noi abbiamo, Diliberto, abbiamo in collegamento con noi da Milano Alessandro Plateroti. Che buonasera. Buonasera Alessandro. Buonasera a voi. Vice direttore del Sole 24 Ore, un giornale che in questo periodo sta vendendo più copie rispetto, sì, al passato. Il giornale del capitalismo, no? Che in questo momento vende più copie. E spara e sul governo. E spara sul governo, e spara su, no? E spara però su... Sono? Non solo il Sole 24 Ore, oggi un rappresentante del capitalismo mondiale, che si chiama Mario Draghi, dice: capisco quei ragazzi che stanno in piazza. Poi è dopo, la notizia del giorno. È una questa cosa incredibile. Io voglio chiedere a Plateroti due cose. La prima, siccome lui ha fatto a lungo il corrispondente a New York e ha seguito queste manifestazioni dell'indignato a New York, se quello che lei diceva, cioè se il modello è uguale in tutto il mondo, c'è una specificità italiana. E la seconda cosa, per quale motivo oggi il capitalismo che loro descrivono e rappresentano, penso in maniera degna, oggi perché dice di capirli questi indignatos? C'è un motivo per il quale Draghi, che ha lavorato in Goldman Sachs, e ieri i manifestanti a Milano, proprio Goldman Sachs hanno imbrattato, dice li capisco. Alessandro, buonasera, e non buonasera, so se hai colto le due domande. Sì, cominciamo allora dalla prima, gli Stati Uniti. Negli Stati Uniti la protesta è andata completamente diversa. Innanzitutto è stata a New York ed è diventata quasi una sorta di happening stile anni 70, nel senso che era una, diciamo così, una dimostrazione di solidarietà nei confronti dei lavoratori che erano stati licenziati da Wall Street. Parliamo più di 1 milione di licenziamenti dal 2008 a oggi, quindi altro che la questione greca dei 30.000 dipendenti pubblici licenziati. E poi le manifestazioni sono nel solco e nello spirito di quelle che sono state le grandi proteste negli Stati Uniti nei confronti della finanza. Ricordiamoci che alla fine del 1800, primi anni del 900, è cominciata lì la protesta contro i grandi trust delle ferrovie e contro le banche americane. Se nella metà degli anni 30, nel 1930, si sono poi fatte le prime riforme che hanno un po' limitato il potere della finanza americana, parliamo soprattutto poi dell'antitrust, a cominciare da quella, nasce da quel tipo di protesta pacifica e che tende a sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema di una solidarietà del lavoro. Ma non è un caso che soltanto le immagini. Non è un caso che soltanto i sindacati americani, la FLSCO, e non il Partito andando. Democratico in quanto tale, ha sostenuto la protesta dei lavoratori in America. Detto questo, l'unica occasione che c'è stata di una manifestazione organizzata dai Black Bloc, che la polizia ha monitorato molto attentamente fin da prima, è stata 2 settimane fa, quando ci furono poi 400 arresti, una decina di giorni fa, perché furono bloccati sul ponte di Brooklyn, isolando le due entrate. Per cui immediatamente la parte più estremista dei manifestanti fu arrestata e portata via. Cioè, non subito solo, arrestati in America, Alessandro, subito arrestati, cioè non hanno partecipato... 400 arresti in 2 ore. Un'altra cosa vorrei dire. Sì. Io ho visto una cosa oggi, guardando quelle immagini, la cosa che mi ha colpito di più, e mi piacerebbe chiedere al Ministero degli Interni, al Questore di Roma, se ritengono di aver fatto un buon lavoro, perché vedere un obiettivo sensibile, che è sensibile, come una caserma, abbandonata a se stessa, non c'era nemmeno un blindato là davanti, ma è normale. Ma quando andiamo, basta vedere la domenica le immagini degli stadi e ci accorgiamo che il rapporto fra tifosi, che sembrano un po' i Black Bloc i più estremisti, e spettatori normali, anche lì sono più o meno le stesse proporzioni, eppure c'è uno schieramento di polizia tale che non si riescono a muovere. Ora, è possibile che con una manifestazione annunciata da tempo lo sta portando chiuso, ma fuori gli scontri li fanno però. Organizzate, poi io vi faccio vedere sul sito dei Black Bloc che ho stampato io, c'erano tutte le istruzioni su come comportarsi. Addirittura manca la manifestazione di Roma. Sito dei Black Bloc, basta andare su Google e cercarlo, c'erano le istruzioni su quali vestiti portarsi di ricambio dopo la manifestazione per non farsi arrestare. Ma è normale? Ecco, è normale che
non ci ottima sia ottima stato... domanda. Torniamo sì. a piazza, grazie. Alessandro, rimani con noi. Resta con noi. Resta con noi cinque. Che andiamo a piazza San Giovanni. Risentiamo i nostri ragazzi. Pronto? Allora, eccoci, eccoci, Luca e Nicola. Chi ci fai sentire? David. Chi ci fai sentire? Allora, intanto vi dico che molti di loro si sono spostati a Piazza Aldo Moro, dove è in corso un'assemblea che probabilmente durerà tutta la notte per discutere di quello che è avvenuto oggi, quindi degli scontri, e anche di come si dovrebbe evolvere la protesta e il movimento, no? È così? No, diciamo che l'assemblea si farà non per discutere di quello che succede oggi, ma semplicemente per organizzare la... E i nostri lavori, cioè quelli di realizzare una vera democrazia reale, come stanno facendo tra l'altro a Puerta del Sol, che sono 200.000 persone in assemblea, dove sono in tante altre parti del mondo, e questo succede sempre. Chi è quell'altro ragazzo che hai alla tua succedere? Domani sinistra? Che succede? Domani ci abbiamo un'assemblea alle 11 fallo presentare chi è? In Gerusalemme e una alle 16 e poi ogni domenica a San Giovanni Daniele è uno scusa Daniele è uno dei ragazzi del Movimento degli Indignati e quindi ci sta raccontando perfetto. Quali sono le prossime i prossimi appuntamenti. Sì, innanzitutto volevo far presente che qual è il motivo per cui tutta questa gente è venuta, come mai 200.000 persone sono venute oggi qui a Roma a San Giovanni e sono tutti ragazzi, giovani, famiglie, persone con bambini, disabili, fuori dalle logiche dei partiti, dei sindacati, erano di propria iniziativa. Perché si è... Ma chi vi rappresenta? Noi non siamo, noi non abbiamo leader, perché ognuno di noi è leader del nostro movimento in realtà. Noi siamo un movimento apartitico, ma su scala globale, perché oggi hanno manifestato oltre a Roma 750 città. La prossima volta servirà quindi un servizio è un movimento d'ordine globale che trova servirà la sua un'organizzazione forza nella Davide, comunicazione della rete. Servirà, chiedono giustamente da studio, la prossima volta per la prossima manifestazione che probabilmente ci sarà, sarà necessario organizzare anche un servizio d'ordine come in genere si faceva per tutte le manifestazioni, o no? Ma noi abbiamo già... Qui qualcuno, lei si chiama? Lei è? Fabrizio. Fabrizio, Allora, secondo me un importante era che c'è bisogno di coordinamento tra tutte queste realtà che oggi c'erano presenti, perché purtroppo quello che manca è veramente che tutta questa parte buona del paese, che è veramente tanta, che non ne può più e che sul 90% sono tutti d'accordo e che non riesce a unirsi, non riesce a coordinarsi in tutte le categorie. In tutte le categorie devono crearsi assemblee, in tutte le categorie devono uscire proposte a livello nazionale. Importanti, non solamente proteste, perché è ovvio che la protesta è importante, ma bisogna ricostruire oltre a protestare. Dovete ripensare anche il movimento, cioè come gestire il prossimo... Certo, sicuramente. Noi stiamo assistendo a un progressivo impoverimento. Scusa, al riguardo c'è... Lui è tanto che vuole parlare. Aspetta. Parenzo, grazie ancora. Aspetta, sì? Lì ci risentiamo perché stiamo... un tema che, sentendo queste persone, chiederei a Baldelli velocemente e Di Liberto e poi ritorniamo a Plateroti. Il rischio è che questo movimento non abbia un'idea forte, una richiesta forte, abbia una grande indignazione, che è comprensibile ovviamente, tutti dicono oggi di comprenderla, ma che non ci sia un'idea forte, rischi di essere sopraffatto dai forti e cattivi. Baldelli e poi Oliviero Di Liberto. Beh, ci sono sempre stati movimenti di protesta dal 68 ad oggi, tutto quello che si è ripetuto è quasi sessuale. Una brutta copia rivista e scorretta del 68 che aveva anche un portato culturale e politico di un certo tipo. E oggi c'è diciamo un movimento che non è cosa nuova, cambia nome, adesso lo chiamano Los Indignados riprendendo il fenomeno spagnolo, ma insomma c'erano le tute bianche, gli studenti sono sempre scesi in piazza contro la Iervolino quando era ministro 20 anni da fa, contro la Gelmini. Voglio dire, sono fenomeni che in questo paese fanno parte anche un po' del costume. Mi veniva da pensare che in questi movimenti poi c'è sempre quello che trova l'occasione per finirci in Parlamento, il Caruso di turno, l'agnoletto di turno, e quello che magari rischia di finirci indagato come il Casarini di turno. Allora, la cosa che bisogna evitare, ma è un fatto di sicurezza, perché poi le legittime opinioni è giusto che ciascuno le manifesti in piazza. Questo è un movimento eterogeneo, cioè... quel galantuomo della Val di Susa che è venuto a Roma con tanto di scudo, protezioni per una manifestazione pacifica, c'è il ragazzo, lo studente medio che scende in piazza. Quello Luca come lo classifichi colore. Tu?
Io penso che non si debba andare, non si debba andare in piazza, non con si lo va in piazza forse così. Quello non ha letto, forse quello non ha letto le istruzioni, ecco, del sito dei Black Bloc. Sentiamo del quale Di Liberto adesso per non farsi, no, per non farsi riconoscere tema, come perché manifestante. Però credibilmente quello magari era un manifestante molto pacifico, però vestito da uno che e secondo allora, me se finiva dentro una carica della polizia ne prendeva anche tante. Maldini dice una allora, cosa sensata, attenzione. Ma io voglio chiedere a Diliberto il problema dell'organizzazione. Cioè io ho l'impressione che questi ragazzi in ottima fede cedono un po' allo spontaneismo, all'idea che uno va in piazza, se trova qualcuno che non va bene, pazienza, si rappresenta e illudendosi che basti non avere nessun filtro, esatto, nessuna leadership, nessun coordinamento, tutto vada bene. Allora non c'è bisogno che voi partiti di sinistra in qualche modo gli forniate anche l'hardware, come dire, non solo il software, cioè la capacità di organizzare e di proteggersi anche. Ma io non ho consigli da dare ai ragazzi, nel senso che ciascuna generazione fa il movimento, fa le proteste, fa le manifestazioni come vuole e chiunque voglia metterci il cappello sopra sbaglia. Io sono andato alla manifestazione, sono andato come cittadino italiano e come lavoratore della scuola, indignato per quello che sta succedendo in Italia. Ma gli iscritti del suo partito che c'erano avrebbero potuto fare un cordone di protezione? Gli studenti del mio partito ovviamente ed erano tanti e avevano una struttura e un'organizzazione perché sono partito, ma quel movimento non è un partito e metterci il cappello sopra è sbagliato. È chiaro che la mia generazione, che è quella degli anni 70, delle manifestazioni degli anni 70, aveva una struttura in piazza diversa da quella odierna. Se il suo ovvio partito fosse venuto a contatto con lo spezzone dei Black Bloc, che cosa avrebbe dovuto fare? Cacciarli, sopportarli, isolarli? Tutto tranne che sopportarli. Cosa che peraltro è avvenuta durante le piazze degli anni 70, quindi c'erano ben peggio dei Black Bloc nelle piazze degli anni 70. Io avevo delle foto però che ho visto, si ricorda quella foto a Milano? Era un poliziotto, quella foto che dice lei messo così in ginocchio, era un poliziotto in borghese, quindi diciamo non quello... Lei dice che nelle piazze degli anni 70 non c'erano terroristi. Nelle piazze no, erano in clandestinità. Ma non parliamo degli anni di piombo, parliamo di oggi. Ancora un testimone dalla piazza. Io con Diliberto devo litigare tutto il tempo, però fammi parlare anche sulla questione su cui sono fissato, perché oggi il governatore della BCE, ex vicepresidente della Goldman Sachs, Platerotti, Draghi dice che li capisce, ha una sfortunata coincidenza che capisce proprio nel giorno in cui la manifestazione diventa un disastro, che non è quella di Londra o di Wall Street. Cosa ne pensi? Da cosa nasce questa comprensione del mostro che dovrebbe essere Draghi per questi studenti e lavoratori? Allora, perché Draghi è un liberista che adoro. Diciamo che va oltre Draghi, è quasi un complesso di colpa, non è un riconoscere le ragioni, perché non hanno fatto nulla dal 2008 a oggi per risolvere il nodo e il vero problema qual è. Non è che la finanza chi è cattiva. Non ha fatto nulla? Financial Stability Board, che è presieduto da Draghi e dove sono le banche, non hanno preso una sola vera decisione per diminuire la capacità di alterazione dell'economia reale da parte della finanza, perché il vero problema qua non è la banca grande, è il problema che la finanza oggi ha una tale pervasività che riesce a condizionare l'andamento dell'economia reale. La finanza dovrebbe essere a servizio dell'economia reale, una sorta di collettore del risparmio. Questo non avviene più da tempo. Ha una capacità di alterazione tale, perché se va male la finanza mi affonda l'economia reale e se devo salvare la finanza distraggo risorse dalla crescita, dai servizi sociali e da come volete spendere queste, restituire, ridistribuire la ricchezza che viene prodotta, che dico le autorità di vigilanza, a cominciare da Draghi, io lo devo dire sinceramente, il Financial Stability Board, creato appositamente per trovare le misure per limitare la velocità della macchina della finanza, non ha fatto nulla. Alessandro, ha sbagliato Draghi secondo te? Draghi probabilmente prima di dire simpatizzo con le ragioni doveva dire probabilmente non abbiamo dato la risposta giusta alla richiesta che viene dalla gente di dire i miei soldi delle tasse utilizzate per far crescere le imprese e per restituirmi dei servizi anche sociali laddove io ne ho bisogno. Io vi dico delle cifre, il problema non è adesso. Casse di risparmio USA, primi anni 90, 180 miliardi, 3% del PIL per salvarle. Crisi delle banche giapponese, 96, 100 miliardi per salvarle. 98, Giappone, 500 miliardi. Canada, 1985, 50 miliardi per salvare 15 banche. Crisi asiatica,
anni 90, cavolo del 2000, 500 miliardi. Irlanda, pochi mesi fa, 250 miliardi per salvare le banche. Dopo Lehman, dal 2008, 950 miliardi del governo americano. Arriviamo all'Europa, 440 miliardi appena estesi per il fondo salva banche e salva stati. È questa la risposta. Quindi Alessandro, tu sei d'accordo con gli indignati, è colpa delle banche? No, no. Bisognava fare dei correttivi in termini di regolamenti e soprattutto vigilanza, che continua ad essere latitante, per arrivare a questo punto. Come titolate Alessandro, come titolate domani il giornale della Confindustria e anche un po' della finanza? Perché che so la protesta che poi è sconfinata nelle violenze inaccettabili. Roma è diventata un'arena inguardabile per su tutti i siti internazionali, si apre con le immagini del fuoco a Roma. Questa è la nostra apertura. Di Liberto, inaccettabile vedere quelle immagini. Salutiamo Alessandro Praterotti, che temo debba andare a finire il giornale, però se rimani con noi ci fa solo piacere. Siamo Alessandro. Di Liberto, grazie. Allora, questo ultimo intervento, il vice direttore del Sole 24 Ore, che fa questa messa di dati, Non è un altro stimolo che importa a pensare che non tutto è come sembra e non tutti stanno nei ruoli? Cioè, il capitalismo ha dentro di sé una capacità di critica enorme, di autocritica. Ma l'analisi che ha fatto il vice direttore del Sole 24 Ore io la condivido. Non condivido probabilmente, o non condividerei alcune delle soluzioni. Ma per dire molto semplicemente a quelli che ci ascoltano. Sì. La crisi nasce dalle banche, dalle grandi banche finanziarie e in particolare negli Stati Uniti d'America. Gli stati mettono tutti quei soldi di cui parlava lui dentro le banche, cioè salvano le banche, a fondo perduto, perché non hanno acquistato pezzi di quelle banche, li hanno regalati. Dopodiché gli stati chiedono ai cittadini, con i tagli, di rientrare nei soldi che loro hanno messo nelle banche. Il dato della Banca d'Inghilterra è 14 mila miliardi di dollari messi dagli stati nelle banche, il totale. È un dato che si trova anche su internet, quindi non rivelo niente di segreto. E quindi può essere falso, come tante delle cose che si trovano su internet. No, il sito della Banca d'Inghilterra è difficile che sia falso. Non l'ho preso da Wikipedia. Bravo. Non mi dica che siamo d'accordo anche su Wikipedia, io e lei. Assolutamente, penso proprio di sì. Su questo credo di sì. Beh, è straordinaria la comunanza liberal comunista. Ma tu puoi entrare nei PDCista. Però voglio dire una cosa. Approfitto e ringrazio, visto che in televisione, come noto, da anni ormai non ci invitano più, quindi grazie davvero. Voglio dire una cosa che ci ascolta. Voi sapete quanto costa un missile Tomahawk, di quelli usati nella guerra in Libia? Uno, costa $1.400.000. Uno. Fonti Ministero della Difesa. Il solo primo giorno della guerra in Libia ne sono stati esplosi 159. Il totale è $233 milioni, primo giorno, L'Italia, fonte l'onorevole Crosetto, Forza Italia, nei primi tre mesi di guerra ha speso $145 milioni. Allora, la domanda è semplice. Ma non si potrebbe risparmiare su questi soldi invece di tagliare la sanità? Baldelli, posso dire una cosa? Vogliamo dare la parola a Praterotti, Praterotti, fammi fare rapido, perché va rapido, e poi dopo, però un'obiezione, le banche adesso però non le descriviamole soltanto come dei mostri, fammi fare una parte del capitalista, perché le banche i soldi le prestano alle imprese e qualche volta le imprese non li restituiscono, le banche americane nel 2008 le hanno prestate sbagliando dei cittadini per comprarsi la prima casa grazie a delle agevolazioni. Dai Alessandro, mi piace essere superato nell'anticapitalismo da te, ovviamente. No, non è anticapitalismo. Il mio è dire, se vogliamo fare le autostrade veloci, dobbiamo metterci l'autovelox. Allora, questo serve la vigilanza. Io non dico che le banche sono cattive. Le banche, se non ci fossero le banche che fanno la leva e moltiplicano i denari, non avremmo avuto internet. Google nasce con i soldi della finanza americana, che dice Google, Microsoft, Apple, tanto celebrato Steve Jobs. Se non ci fosse stato il venture capital, non sarebbe esistito. La finanza. Il problema è il frazionamento del rischio che loro hanno immaginato a Wall Street. Non ha funzionato. Questi hanno cartolarizzato
pagato tutti i debiti. Non è il problema di dare la casa al povero, è se quel debito del povero lo fraziono e lo vendo a 50 soggetti, espongo a rischio altri 50 soggetti, oltre che alla casa del povero afroamericano che l'hanno detto come supplico. Siamo ancora vittime della crisi del 2008, come disse Passera. Siamo vittime dell'incapacità della politica, non solo di avere leadership, come avete detto, ma di saper gestire un mostro finanziario che è stato messo in moto e che adesso è difficile imbrigliare. Però, torniamo alla piazza prima di parlare via tutti. Grazie Alessandro, resta lì. Grazie. Poi Baldelli, la piazza. No, sentiamo se c'è qualche spunto lì, ci stanno sentendo. David, chi ci fai sì, per sentire? Sì, allora volevano intervenire nella discussione perché soprattutto a molti di loro sta a cuore la questione della riforma della democrazia. Qui addirittura Antonio dice 15 ottobre 2011 aboliamo il potere della falsa democrazia, ma nel mondo c'è una falsa democrazia, in America, in Europa. Sì. Queste sono false democrazie? In Italia, in Francia, in America, nel mondo c'è una falsa democrazia, cioè c'è una democrazia che non ha attraversato il processo democratico che dovrebbe portare tutte le persone ad essere rispettate in tutte... Come se lo immagina lei? Il suo mondo, il mondo di Antonio qual è? Antonio l'indignato? Il mondo di Antonio l'indignato è il mondo in cui intanto si realizza la definizione minima di democrazia, che è quella che le decisioni si prendono insieme. Insieme, cioè insieme la fine dei partiti, la fine di un governo. No, cioè, non è la fine dei partiti. Immaginate un'assemblea permanente in tutti i paesi, non riesco a capire. No. Lo chiedo con rispetto, però per capire. Io vorrei risponderti con rispetto. Ecco, ti rispondo citandoti Norberto Bobbio, va bene? Norberto Bobbio, uno dei più grandi filosofi politici che abbiamo avuto in Italia. Norberto Bobbio riteneva che una definizione minima di democrazia era appunto quella di prendere delle decisioni insieme. Okay. Questo significa che dobbiamo prenderle le decisioni insieme, ma noi non le prendiamo insieme le decisioni. Non immaginava certo la fine del sistema dei partiti o altre articolazioni. David, sei una ragazza anche. Scusa. Sei una ragazza che poi andiamo in pubblicità, una ragazza. Sì, c'era Maria Pia che però ci teneva, siccome si è parlato molto di Black Bloc, eccetera, a dirci lei chi sono i Black Bloc. Me l'ho chiesto lei di intervenire. Eh sì, perché sono sicuramente persone che hanno la faccia mascherata, quindi noi non possiamo sapere chi sono, forse ce lo dovrebbe dire qualcun altro, ma sicuramente chi ve lo dovrebbe dire, scusa? Sappiamo sicuramente che non fanno parte della gente normale che è scesa in piazza. Ci vedete, a faccia scoperta, è un anno che scendiamo in piazza, è un anno che diciamo con la manifestazione delle donne, con la manifestazione dei precari e soprattutto con i referendum e con le amministrative, che sono strumenti di democrazia previsti dalla nostra Costituzione, che vogliamo riprenderci questo paese. Quindi pensate alle nostre facce normali e quelle che abbiamo condannato. Bellissimo. L'abbiamo fatto già più volte, quindi non ci rincastrate in questa logica, l'abbiamo già condannato. Grazie. Sono facce mascherate, noi ci mettiamo la faccia a difendere quello che vogliamo. Grazie Davide, devo dire Luca che obiettivamente tra le immagini che noi abbiamo visto, che tu hai visto oggi in diretta, e le immagini di questi ragazzi che puoi condividere o non condividere, c'è un abisso e il tema vero è come risolvere la comunicazione tra questi due abissi, perché non mi sembra che siano organizzati per poterlo fare questi ragazzi. Il rischio è che ci si trovi una cosa di altro tipo. Dobbiamo andare in pubblicità, è così? Sì. Io guardo te perché torniamo, so che subito il danaro, dopo. Il danaro della Sette nelle tue mani. Quindi andiamo un po' in pubblicità e poi ritorniamo, Diliberto. Abbiamo fatto il giro del mondo, la piazza, i documenti, i commenti. Baldelli, il PDL in questo momento continuerà con le politiche di tagli che avete inaugurato? Perché poi se non ci parliamo francamente, noi dobbiamo far quadrare. Avete fatto la finanziaria della Madonna. Allora, chi sta al governo deve far quadrare i conti. La finanziaria è stata una finanziaria necessaria, non è poi tra l'altro una finanziaria, una manovra è stata necessaria, è stata una manovra che ci ha chiesto l'Europa, che abbiamo realizzato. Dopodiché, qui oggi la notizia è che ci sono dei delinquenti che vanno assicurati alla giustizia, vanno mandati in galera. Fa bene l'Europa a chiedere e dire tagliate le pensioni, tagliate questo, tagliate l'Europa. Fa l'Europa, il Fondo Monetario fa il Fondo Monetario Internazionale. Noi abbiamo il terzo debito pubblico del mondo, non abbiamo la terza economia del mondo, quindi paghiamo il prezzo di questo. Paghiamo il prezzo di un debito pubblico che è cresciuto anche per garantire un certo tenore di vita e certi diritti alle vecchie generazioni. Oggi purtroppo ci viene imposta una politica economica di altro tipo. Lei ha 40 anni? 39, ne faccio 39. Fra poco 39. Quanti giovani non sono in piazza? Non sono in piazza tantissimi giovani, io ho visto poche idee, molto confuse,
ci sono molti giovani. Idee loro, ma secondo lei quanti giovani magari che ci stanno vedendo in questo momento, magari studiano, hanno un lavoro, sono precari, lottano nella vita nella per percorsi individuali? Sono una minoranza, secondo lei, la piazza? Se questa piazza ha avuto, diciamo, 140.000 persone, no, io parlo delle persone, sì, per bene, sì, queste facce pulite, questi, sì, ragazzi anche bene, per bene, con poche idee confuse, che manifestano in piazza con diritto di manifestare, sì, in sicurezza, loro e i cittadini romani che subiscono anche tutto questo disastro che è successo oggi. Sono una minoranza di tanti giovani che invece magari non la pensano come questi qui e che invece magari non manifestano perché non si sentono chiamati a dover protestare contro la Banca Centrale Europea o contro qualsiasi cosa gli passi per la mente all'ultimo momento. Il tema del governo è il tema cruciale su cui si interroga la sinistra, di cui anche lei fa parte. Allora, la lettera di un governatore della Banca Centrale Europea che dice dovete fare X, Y e Z, che cos'è? Un atto di correttezza contabile, un atto dovuto, cos'è? Beh, intanto una cosa che viene tenuta segreta al popolo italiano è una cosa scandalosa. In questa lettera si chiede privatizzazioni, taglio dei salari pubblici, in cui si dice addirittura che i dipendenti pubblici guadagnano tanto in Italia, e io chiedo ai dipendenti pubblici che ci ascoltano se è vero o no. Terzo, licenziamenti facili. Beh, allora lasciatemi finire dicendo una cosa. Draghi oggi ha fatto un'affermazione importante, ha detto, capisco i ragazzi, adesso tra pochi giorni Draghi diventa il presidente della Banca Centrale Europea, prenda quella lettera e la stracci. Speriamo non lo faccia e così avremo qualche speranza. Torniamo alla piazza, diamo l'ultima parola a David, chi hai con te, che cosa ci fai sentire? Allora, soltanto due cose. La prima è che ovviamente qui loro continuano a discutere, molti di loro sono andati all'assemblea. Io lascerei l'ultima parola a lei, che ancora non ha parlato, però stavi discutendo con lui proprio dei metodi e di quale sarà il vostro futuro della manifestazione. Delle manifestazioni. Si spera che nome, chi è, da dove viene? Un nuovo percorso, insomma, per... Tu vieni da Roma, no? Sì, sono di Roma, romana. Come si chiama? Precaria? Sono studentessa. Chiami? Marianna, mi sto laureando, però le prospettive non sono rose. E io non so se in realtà con questa manifestazione oggi pacifica che c'è stata, a dispetto magari di quei pochissimi facironosi che sono stati qui a San Giovanni e che sono stati, in qualche modo io penso che dovremmo comunque riflettere sul fatto che sono stati in piazza e non hanno permesso che il corteo pacifico arrivasse in piazza. E questo è stata una cosa inspiegabile. Benissimo. Perché c'erano tantissime persone, migliaia di persone che comunque non sono potute... Avevano venuto qui per esprimere un dissenso, David, e farlo in modo civile e pacifico. Io vi faccio vedere solo, solo un'altra cosa, oltre alle loro facce, alle loro voci che avete sentito, vi lascio con questa immagine, che è l'immagine di Piazza San Giovanni. Vedete, ci sono ancora alcune camionette, alcuni presidi della polizia e dei carabinieri, e rimangono ovviamente i segni della battaglia di oggi. Un bisogno di politica, questo mi sembra evidente, perché il problema è stato che la politica ha abdicato alla finanza. Allora noi vogliamo che voi che state lì e che tutti gli altri ascoltino queste voci, questa piazza, e che forse facciano un passo indietro se non sono stati in grado di ristabilire l'importanza della politica, quella buona. Va bene, allora, Davide, niente, noi dobbiamo veramente salutarti. Che vi trasmettiamo. Grazie David, grazie David. E grazie anche delle tue immagini, grazie di oggi, del vostro lavoro di oggi. Noi, Luca, ci dobbiamo fermare, sono passate domani, solo due ore. Domani ripartiamo da una donna che fa politica, che è uno dei più importanti avvocati italiani. Ripartiamo da Giulia Bongiorno e parleremo di un'altra metà del cielo, le donne. Buonasera, grazie domani. Di Liberto, grazie Baldelli. A domani. Grazie di Liberto e grazie a chi ci ha visto.